Buongiorno, eccoci arrivati al momento delle curiosità, quelle che spesso riceviamo sui nostri cellulari, ma che non sempre riusciamo ad approfondire. Oggi parleremo di alcune cose importanti, un nuovo mestiere che si sta sviluppando sulle spiagge, il super piatto unico, dove si può mangiare in un unico piatto tutto, ma procediamo per ordine. Allora, guardate, ecco, questo è l'annuncio del super piatto unico, guardate questa fotografia di questo signore che è sdraiato sulla spiaggia. Guardatelo bene, secondo voi che cosa sta facendo? Non arriva la foto. Allora, eccolo qua, un attimo di pazienza. Secondo voi che cosa sta facendo? Lo scopriamo tra poco, perché andiamo a una notizia di cui si è parlato molto anche ieri in tutti i telegiornali. TG1 ha dedicato molto spazio al fatto che sulle spiagge libere la gente piazzi degli ombrelloni e delle sdraio proprio davanti al mare. È una postazione privilegiata. Guardate uno di questi articoli, eccolo qua. Ombrelloni segnaposto piazzati all'alba. La gente si alza prestissimo e piazza gli ombrelloni. Questa cosa non è fattibile, non è regolare. Allora, torniamo alla persona che prima abbiamo visto fotografato sdraiato. Guardatelo. Guardatelo bene. Sembrerebbe che stia dormendo. In realtà lui è sveglio, lui, la moglie e i figli si sono piazzati senza alcun asciugamano nel punto dove, quando arriva la gente, dice: le interessa che io mi alzi? E quindi c'è una buona uscita, come i saltafila nei musei, si fanno dare dai 5 ai 10 euro per tenere il posto fisicamente. È una curiosità. Andiamo avanti. Spesso nelle metropolitane non funzionano le macchinette per comprare i biglietti. Allora, da noi già saltiamo i tornelli senza pagare. Non sembrerebbe vero di poter avere la possibilità di non pagare il biglietto alla metropolitana. In Canada che cosa hanno fatto? Guardate, c'è un piattino dove i passeggeri lasciano addirittura i soldi a vista quando non si può pagare. Quindi facciamo vedere anche delle cose veramente meritorie. Poi abbiamo una cosa importante che riguarda l'ambiente. Si dice che bisogna dare la precedenza alla natura. È importante fermare la deforestazione. Guardate questo cartello che è stato messo in una strada dove si dà la precedenza. Vedete, c'è un albero, un cespuglio che sta attraversando. C'è lo stop, non c'è nessun incrocio, però diamo la precedenza appunto alla natura perché è importante. Andiamo avanti, abbiamo parlato appunto del super piatto unico. È arrivato il momento. Il super piatto unico, ripeto, non è un piatto dove uno mangia una sola cosa, ma si mangia tutto. Ma se uno volesse mangiare anche il gelato, che cosa si può fare? Ecco l'idea, guardate questa sequenza. Questo è il super piatto unico, abbiamo il gelato col pollo e i peperoni. Abbiamo il gelato, quello dopo, eccolo qua, orecchiette con le cime di rape. Abbiamo un altro gelato, un'altra bella specialità, salsiccia, polenta e funghi. Ancora un altro, lo vediamo. Questo qui, possiamo vederlo in totale, ci sono melanzane, la parmigiana e poi il gran finale. Siccome stiamo al mare, gelato, cozze e vongole e per chi ama la porchetta, eccola qua, il gelato alla porchetta light, perché d'estate è un po' pesante. È tutto per oggi, grazie, arrivederci. E allora grazie Gianni per le tue... No, c'è una novità, possiamo inquadrare? Vabbè, Gianni, ma... Le scarpe spagliate, anche ma lui. Subito l'hai visto? Ti volevo far dare qualche indizio. No, io tra l'altro l'ho già dato gli indizi ai miei, insomma, no, ai nostri siccome... telespettatori sui social. Allora, tu mi hai detto, la scorsa settimana volevi farmi una sorpresa. Ma... E quindi tu hai individuato subito le scarpe? Sì, ma siccome io ti seguo in televisione, ho visto la trasmissione sin dall'inizio, ho notato subito questo. No, vabbè. Ti ho rovinato la sorpresa. Sì, mi ha rovinato la sorpresa, comunque non importa. Ti ho fatto questa sorpresa perché tu mi avevi fatto invecchiare. Sì. La prima volta che sei venuta con l'applicazione, per ovviamente. La moda. Esatto, e allora io ti ho rubato. Ecco, ma eccoci, mia, invecchiati. Sei bello come il sole, io. No, no, invecchiati. 200 anni e così io ti ho copiato l'idea. Ti piace? Complimenti, stanno molto bene. Stanno molto bene, immagino. Bravissima.